Dal 1 luglio in Italia la lotta all'evasione fiscale avrà un nuovo strumento. A seguito dell'approvazione nel 2019 del decreto fiscale 2020, partirà infatti il piano Italia Cashless, che vuole gradualmente disincentivare il pagamento in contanti. E la ricetta prevede più ingredienti, a partire dall'obbligo per i titolari di partite IVA di accettare pagamenti con il POS, dunque con carte di credito, di debito ed altri pagamenti elettronici tracciabili. E dalla stessa data prende via il credito d'imposta per le commissioni addebitate per l'utilizzo del POS. Questo significa che i costi sostenuti da professionisti e imprese sulle transazioni effettuate mediante POS verrà convertito in un bonus fiscale pari al 30% di quanto addebitato per le spese bancarie. Una disposizione, questa, messa chiaramente in campo per incentivare l'utilizzo della moneta elettronica, soprattutto in quei settori economici in cui l'uso del contante è abitudine dura a estirpare e in coincidenza con l'entrata in vigore della riduzione da 3 a 2.000 euro del tetto delle spese in contanti. Il credito, che vuole andare in sostegno alle attività economiche più piccole, verrà riconosciuto ai titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori ai 400.000 euro annui. Un limite che potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a partire dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa. Per ottenere il credito sarà necessario inviare comunicazione all'Agenzia delle Entrate attraverso apposito software entro il 20 del mese successivo, indicando sia il numero di operazioni effettuate nel mese, sia gli importi delle commissioni e dei costi fissi periodici addebitati dalla banca con cui si è stipulato il contratto per il POS.